Quando si parla di tende da trekking c'è sempre il dubbio, la scelgo autoportante o non autoportante, singolo telo o doppio telo, fatta in un modo o fatta nell'altro. Ecco, oggi voglio darvi qualche consiglio d'acquisto se state cercando una tenda da trekking, soprattutto dei consigli personali da una persona che di tende ne ha provate davvero davvero tante. Il primo consiglio riguarda il peso, perché forse è l'aspetto fondamentale quando si deve comprare una tenda da trekking. Qui bisogna andare sicuramente su delle tende molto leggere. Diamoci un target, diciamo che su una tenda per una persona si può stare benissimo tra il chilo e il chilo e mezzo. Tende due persone, eviterei di andare oltre i 2,2 kg e 2,3 kg. Vi faccio il mio esempio: quando ho iniziato con le tende da trekking utilizzavo una tenda che era la Saleva Sierra Leone 2. Tenda magnifica, perfetta sotto tanti punti di vista, ma super pesante, pensate che raggiungeva quasi 4 kg. Ecco che davvero prendere una tenda leggera vi assicuro che può essere una svolta nel vostro trekking, perché dovete portarvi dietro molti meno chili. E soprattutto anche piccola, perché se poi è una tenda che da richiusa è veramente grossa, sarà difficile anche riporla nello zaino o dovremo prendere uno zaino molto grosso. Quindi per quanto riguarda il peso, mi raccomando, scegliete sempre una tenda che abbia un peso contenuto. Da questo punto di vista voglio darvi anche qualche consiglio all'acquisto. Se state cercando una tenda da trekking veramente molto leggera e volete spendere poco, vi consiglio la Natura Hike Tagar. Se invece volete qualcosa di un pochino più grosso, ecco che potete andare su una Ferrino Grit 2 che costa un pochino di più, oppure magari su questa Natura Hike Cloud Up Wings 2, che lei è veramente molto leggera e anche due persone. Il secondo consiglio riguarda le prese d'aria, perché ci sono tantissime tende da trekking fatte veramente bene ma che poi soffrono tantissimo di condensa. Quando noi andiamo ad acquistare una tenda dobbiamo assicurarci che le prese d'aria ci siano, che siano tante, che siano sufficienti. Vi faccio un esempio, questa The North Face Trail Light 2 è una tenda veramente ottima sotto tanti punti di vista, non ha neanche una presa d'aria. È una tenda che quando ci dormiamo all'interno la mattina veramente sembra quasi piovere in tenda. L'esempio completamente opposto lo troviamo sempre su questa Cloud Up Wings 2, una tenda che pur essendo monotelo davvero ha una ventilazione veramente ottima, perché presenta nella parte posteriore due bocchettoni per l'aria che assicurano un grande ricircolo. Ecco che da questo punto di vista sicuramente a guardare anche qualche video sulle tende vi aiuterà a decidere. Però quando andate ad acquistarle davvero assicuratevi che abbiano delle buone prese d'aria, perché sennò al mattino vi ritroverete zuppi di condensa. Il terzo aspetto da considerare, soprattutto se si viaggia in coppia, è quello di andare a acquistare una tenda che abbia almeno due ingressi. Ecco che magari una tenda come questa Light Trek di Saleva con un singolo ingresso, se si viaggia in due, risulta scomoda. Perché immaginatevi magari dover uscire la notte o comunque l'altra persona dorme e avete bisogno di uscire. Avere una singola porta vuol dire andare a disturbare l'altra persona ed essere anche un pochino impacciati nell'uscire. Ecco che scegliere una tenda con due aperture vi aiuterà sicuramente nel momento in cui magari dovrete uscire la notte, ma non solo, perché avrete anche due verande per poter andare a conservare gli oggetti a riparo dalla pioggia. E se proprio doveste trovare una notte in cui non c'è vento e la possibilità di umidità è altissima, potete benissimo aprire entrambe le porte e vi assicuro che il ricircolo d'aria sarà massimo, quindi andrete a evitarvi tutta la condensa. Da questo punto di vista, se state cercando una tenda che sia autoportante con due porte, ecco che vi consiglio due modelli. Un modello un pochino più economico che è la Natura Hike Mongar, una tenda abbastanza leggera e anche abbastanza economica. E poi anche la Ferrino Rift 2, una tenda che costa un pochino di più, ha dei materiali migliori, ma da questo punto di vista è sicuramente anche lei un'ottima tenda. Parlando di protezione dal vento, un aspetto che non si considera mai è il telo interno. Ecco che ci sono delle tende, come esempio questo modello, che nella parte inferiore del telo interno hanno tutto zanzariera, quindi non c'è una parte di tessuto che ci protegge dal vento. Nel momento in cui andremo ad affrontare una notte magari con tanto vento, tutto il vento entrerà all'interno della tenda, anche nella parte bassa ci ritroveremo il vento in faccia anche di notte. Il mio consiglio in questo caso è quello di andare a scegliere una tenda che nella parte di telo interno, nella parte bassa, abbia un 15-20 cm di tessuto. In questo modo questo tessuto andrà a proteggerci da tutto il vento che possiamo trovare la notte ed eviteremo quindi di trovarci tutto il vento in faccia nel momento in cui andiamo a dormire. Un altro suggerimento, che è una piccola chicca perché questa la si impara purtroppo solo dopo averla sperimentata, è quella di prendere una tenda che abbia il telo esterno attaccato col telo interno. In questo modo quando dovremo andare a montarla dovremo semplicemente mettere la paderia e la tenda sarà montata. Non dovremo andare a mettere prima il telo interno e poi il telo esterno. Se dobbiamo andare a fare un trekking in zone piovose vi assicuro che questo può davvero aiutarvi tantissimo, perché facendo in questo modo potremo montare la tenda anche sotto la pioggia evitando che si bagni il telo interno dove poi andremo a dormire la notte. Infine l'ultimo consiglio che voglio darvi riguarda i picchetti, perché da questo punto di vista purtroppo esistono ancora delle tende che hanno dei picchetti veramente semplici. Troviamo delle tende che hanno dei picchetti praticamente che sono dei pezzi di ferro senza neanche essere stondati e senza neanche avere una punta.
Questo tipo di picchetto, se lo trovate nella vostra tenda, vi consiglio di prendere e buttarlo, perché vi assicuro sarà difficilissimo da impiantare nel terreno, soprattutto se magari abbiamo qualche roccia o un terreno particolarmente duro. Quello che vi consiglio è di optare, magari acquistandoli anche successivamente per preso la tenda, su un picchetto che abbia invece una punta che ci aiuta sicuramente a metterlo nel terreno e poi che abbia una sagomatura in modo tale proprio da facilitarci l'ingresso anche nella terra più dura. Da questo punto di vista, di questi tipi di picchetti se ne trovano anche online tantissimi. E poi anche una piccola chicca, magari prenderlo che abbia nella parte superiore un pezzettino di spago. In questo modo potremo anche riuscire a toglierlo molto più facilmente dal terreno senza dover star lì a perdere tempo e magari farci male alle mani. Dunque ragazzi, questi sono i miei personali consigli d'acquisto per le tende da trekking. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti quale di queste caratteristiche non andreste mai a rinunciare. E nella speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!